Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Prima il matrimonio, ora questa svolta. La dama, ormai ex per la verità, del trono over di uomini e donne Isabella Ricci vive un momento molto intenso. A maggio ha detto sia Fabio, più l'uomo conosciuto proprio nel celebre dating show condotto da Maria De Filippi, e ora ha intenzione di percorrere una nuova strada dal punto di vista professionale. Il tutto all'insegna della classe e dell'eleganza che l'ha sempre contraddistinta. Di cosa si tratta? Della capacità di reinventarsi e mettersi in gioco con nuovi percorsi. E i follower hanno già risposto, a quanto pare con interesse. Isabella Ricci, dopo Uomini e Donne, la svolta professionale, una bella svolta per Isabella Ricci. La parola chiave, infatti, ai tempi attuali, è reinventarsi. Ovvero trovare nuove strade, esplorare percorsi differenti, offrire risposte alternative a un pubblico di follower sempre più desideroso di interagire con i VIP. E, dunque, proprio la bella dama lancia l'idea di un nuovo spazio che possa offrire soluzioni a un tema molto particolare e delicato. Insomma, dopo Uomini e Donne, ecco il cambiamento. E lei, che ha sempre avuto dei tratti e dei modi di fare molto raffinati ed eleganti, sembra la persona perfetta. Peraltro, sembra proprio che la felicità e la leggerezza portino nuove idee e nuovi stimoli. E lei questa serenità sembra proprio averla trovata grazie a Uomini e Donne. Nel programma, infatti, ha conosciuto Fabio Mantovani. I due hanno capito di essere in sintonia e di nutrire dei sentimenti l'uno per l'altro, così ecco arrivare le nozze, il 28 maggio scorso. Romantici, teneri, innamorati. Una bella coppia. E ora lei è pronta pure per un'altra svolta. Un'idea in stile bon ton. Cosa abbia in mente l'ex dama del trono over è presto detto, una rubrica sul bon ton, argomento alquanto delicato, che ha a che fare con il galateo e il sapersi comportare in società. Le regole sono tante e richiedono uno studio notevole per chi le insegna e un'applicazione costante per chi apprende. Soprattutto, è necessario, al fine di rispettare certi criteri di comportamento, saper tenere sotto controllo gli impulsi negativi e trasformarli in stimoli costruttivi. Ovvero, reagire, sì, ma con stile. Lei, Isabella Ricci, è sempre stata molto elegante nel portamento e nel modo di porgersi. Molto amata dal pubblico di Uomini e Donne, ha saputo trasmettere un'immagine di grande classe. E così ecco l'idea, me l'avete chiesta diverse volte. Spesso succede che non sappiamo come comportarci quando ci troviamo in certe situazioni. Cosa ne dite se iniziamo una rubrica sul bon ton? Già sul suo profilo Instagram è comparso il primo test. E qualche utente, con rammarico, ha scoperto di dover prendere ripetizioni. Magari proprio da lei, che della materia è una vera intenditrice. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.